Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In Consiglio regionale il provvedimento che ha creato maggiori tensioni, ma anche il più importante nelle ultime ore, è stato quello relativo alla manovra finanziaria. È arrivato il sì dell'Aula, ma ci sono stati contrasti soprattutto da parte delle opposizioni. Vediamo. Con 23 voti favorevoli e 13 contrari, il Consiglio regionale ha approvato l'integrazione alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022. Sì dall'Aula, sempre a maggioranza, anche alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024, una manovra da 400 milioni di euro complessivi, incentrata soprattutto sulla sanità. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato, dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale, che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento, che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni, soprattutto, come si è detto, sul fronte della risistemazione del sistema viario e del recupero degli immobili. In realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente, come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo diciamo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno diciamo, dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità
e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo. È chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto tondo e quindi, come dire, l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta, ecco, questo per noi è inaccettabile. Periodo delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della Regione Toscana. Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bugli. In Regione Toscana continua, ecco, un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura, perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. La seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula, presentata dal presidente Gianni, che introduce non un intervento o due in più o ne modifica uno, ne introduce 9 in più. In una variazione fatta di 18 interventi, quindi un terzo della variazione di bilancio, arriva ieri, nel pieno non rispetto del Consiglio regionale, non dell'opposizione, neppure della maggioranza, perché non voglio pensare che la maggioranza conoscesse prima gli emendamenti presentati dal Presidente Gianni. Arrivano ieri e negli interventi del Presidente Gianni scopriamo 300.000 euro per il rifacimento della fortezza vecchia di Livorno. Benissimo, noi siamo a favore. Abbiamo parlato con i nostri consiglieri comunali di Livorno e lo sosteniamo con l'intervento, è un intervento necessario, ma chi l'ha deciso? Cioè il sindaco di Livorno è l'ultimo che ha chiamato Eugenio Gianni prima che entrasse in aula e quindi ha vinto il bonus di 300.000 euro per la fortezza di Livorno. Perché la fortezza di Livorno e non il carcere di Grosseto? Nessuno sa questo, perché il consiglio comunale, la commissione, non ha potuto leggerlo quel bilancio perché è arrivato ieri. Poi, sempre nella manovra Gianni, arriva il rinvio dell'impianto Pegaso di Firenze, la famosa piscina che la Regione Toscana avrebbe dovuto regalare alla città di Firenze quest'anno, slitta al 2024. Perché? Perché il sindaco Nardella evidentemente vuole mettere bocca nell'intervento della piscina Pegaso e il governatore Gianni non ha l'autonomia di poter proseguire il suo progetto. Quindi ci sono tantissime criticità che ancora una volta pongono questa giunta in un ruolo di subalternità da una parte alle forze di maggioranza che la reggono il Consiglio, dall'altra al sindaco della città metropolitana. Io tra un po' chiederò se per rivolgersi a chi governa in Toscana lo posso fare direttamente al Presidente Gianni o se devo parlare con il Sindaco Nardella. Sì, una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo
del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova, diciamo, il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. E in Consiglio regionale si è tornati a parlare anche del glifosato in agricoltura, un tema già affrontato in precedenza dall'Aula dell'Assemblea Toscana e anche dalla nostra regione. Queste le ultime considerazioni. Il Consiglio regionale ha chiesto la sostituzione del glifosato in agricoltura con un prodotto formato da scaglie di legno e resterà ferma su questa posizione. È quanto emerso in aula dopo il parere espresso dall'Agenzia europea deputata alla sorveglianza delle sostanze chimiche, secondo cui l'erbicida avrebbe effetti anche di lunga durata sugli organismi acquatici, anche se non tali da classificarlo come tossico o come sostanza cancerogena, mutagena o nociva per la riproduzione. Già in passato l'Assemblea toscana si era espresse contro l'utilizzo del glifosato nella direzione della sostenibilità, del diritto alla salute e del garantire un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e dell'uomo. Innanzitutto mi preme ribadire che il Consiglio e la Regione Toscana si era già espressa in passato, all'unanimità peraltro, in più occasioni contro l'utilizzo del glifosato. Quindi la direzione che ha preso la Regione Toscana nella sostenibilità, nel diritto alla salute, nel garantire un'agricoltura che fosse rispettosa dell'ambiente, prima di tutto per l'uomo, rimane quella. Le indiscrezioni che abbiamo avuto in questi giorni dalla Commissione europea che si occupa delle analisi chimiche in questo momento non ci sposta, perché la nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani, ma prima di tutto dal tutelare l'uomo. Quindi noi rimaniamo fermi su quello che abbiamo espresso in passato e su cui vorremmo continuare, anche perché non è certo, ci sono delle indiscrezioni e non abbiamo ancora la certezza che non sia dannoso per l'uomo e quindi è bene essere molto prudenti. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. Un ente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena. Adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosato, che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. E ricordo che la Regione Toscana ha investito e sta investendo ancora moltissimo nell'agricoltura biologica e nella tutela dell'ambiente e che in un'ottica che è quella che ci sta richiedendo anche l'Unione Europea, cioè di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilmente utilizzo il minore possibile di pesticidi, fitosanitari e quant'altro in un'ottica di un ambiente più salutare per la salute umana e ambientale, e l'idea di continuare a utilizzare il glifosato nel 2022 è in ogni caso contrario a tutti i principi che in questo momento stanno guidando le politiche nazionali, internazionali e anche quelle della Regione Toscana. Noi ci siamo espressi con atti già nella scorsa legislatura e continueremo a farlo perché l'Unione Europea continua a mantenere questo assetto. Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è fissato per la prossima settimana, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38, arrivederci.